Buon pomeriggio, un nuovo appuntamento con Rassegna Stampa Web e il viaggio di Supergioia nell'informazione online di Abruzzo e Marche in questo mercoledì 3 di settembre. Come di consueto iniziamo dalle Marche, dal Corriere Adriatico, andiamo a vedere quelle che sono le ultime notizie che trovano spazio sulla home page dell'edizione online del quotidiano marchigiano. Qui ovviamente si torna a parlare della vicenda di cronaca di Iesi, di ieri l'altro, già scarcerato 4 volte il giovane che ha terrorizzato Iesi. Poi andremo a vedere nel dettaglio questa notizia. Altre notizie che arrivano sempre dalle Marche: lite degenera, taglia gola ad un connazionale, vicenda questa che si è consumata ieri sera in un bar di Falconare. Poi l'incubo delle nonnine arrestato dai falchi, la squadra mobile di Ancona ha arrestato chi comunque derubava le nonne marchigiane. Andiamo a vedere alcuni di questi titoli, partendo ovviamente dalla notizia di apertura di home page che arriva da Iesi, già scarcerato 4 volte il giovane che ha terrorizzato Iesi. Andiamo a vedere: urlava parole incomprensibili nella sua lingua, ma quando voleva farsi capire si esprimeva in inglese, scrive il Corriere Adriatico. Vi ammazzo tutti italiani, poi riferimenti al diavolo e ancora frasi di sfida, viene a vedere la sua testa, gridato a un fotografo facendo segno di voler decapitare il capitano Mauro Epifani. Ovviamente questo è il racconto della notte di terrore, che lunedì sera ovviamente di un nigeriano che quasi 2 ore dalle 19.25 prima di chiamare al 112, alle 20.50 momento dell'arresto, ha messo sotto scacco il centro di Iesi. Ovviamente adesso poi ci sono delle reazioni. Siamo stati fortunati, sospira Epifani, capitano dei carabinieri, ferito di striscio al fianco sinistro da lama di 35 cm, uno dei 2 macete branditi dal ragazzo che ne aveva rubati 6, rompendo con un sasso la vetrina dell'armeria Larrotino di via Colocci. Ovviamente, insomma, piuttosto dall'esame tossicologico, scrive ancora il Corriere Adriatico, consigliato al pubblico ministero Valeria Sottosanti, sarebbero emesse tracce di alcol e oppiacei nel sangue. Insomma, Precius agito in uno stato psicofisico alterato al momento in cui è uscito di casa in Viale della Vittoria con un coltello lungo 23 cm per poi munirsi di 2 macete e minacciare i passanti nel centro cittadino di Iesi. Dopo un'ora d'inferno, in cui è stato ferito di rimbalzo, abbiamo detto alla gamba, è operato a Iesi, pronosi 10 giorni, da uno dei 3 colpi esplosi da un agente di polizia quando ha forzato un cordone di fronte all'ex Sima. Ovviamente, insomma, qui c'è tutto il racconto e della vicenda, ovviamente, che già in passato l'africano si era macchiato di situazioni di questa vicenda. Si parla ovviamente di già precedenti 4 scarcerazioni. Andiamo a vedere un'altra notizia di cronaca che trova spazio nella home page del Corriere Adriatico, notizia della quale vi abbiamo già dato conto nell'edizione delle 14 del nostro notiziario. Qui parliamo di Senigallia, lite degenera, taglia la gola ad un connazionale. Andiamo a vedere nel dettaglio alcuni passaggi di questa vicenda. Una lite per futili motivi, finita nel sangue davanti agli occhi terrorizzati di tanta gente. Un ex comunitario si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Torrette con la gola tagliata. È accaduto ieri sera a Falconara all'interno del City Bar. Erano quasi le 23 quando una coppia di magrebini, probabilmente ubriachi per via di qualche birra di troppo, hanno cominciato ad infastidire un ragazzo italiano all'interno di un bar, che prima si è disinteressato e poi ha reagito verbalmente. Uno dei 2 marocchini, per cause non precisate, voleva picchiarlo, l'altro ha cercato di trattenerlo per difendere il ragazzo. Alla fine i 2 extracomunitari se ne sono date di santa ragione, calci, pugni sotto lo sguardo esterrefatto dei presenti. Il più ubriaco dei 2, quello che voleva malmenare l'italiano, ha afferrato una bottiglia di vetro dal bancone del bar, la rotta sul pavimento e poi l'ha puntata sul collo dell'amico, quindi l'ha colpito tagliandogli la gola. Poi ovviamente, insomma, l'aggressore è scappato, la persona ferita è stata soccorsa e, come detto, è stata poi trasportata in ospedale. Restiamo sempre sul Corriere Adriatico. Andiamo a vedere invece una notizia che arriva da Ascoli e che riguarda degli interventi per quanto concerne le opere pubbliche. Oltre 500.000 euro per il ponte di San Filippo. Andiamo a vedere nel dettaglio questa notizia che riporta il Corriere Adriatico. Oltre 500.000 euro sono stati assegnati per la riqualificazione del ponte di San Filippo. L'ulteriore finanziamento va a sommarsi alle risorse comunali e potrà consentire uno straordinario progetto di riqualificazione del progetto che rappresenta l'ingresso storico in città da est. Interessato dall'alluvione del 2013, il ponte è rimasto chiuso per alcune settimane mentre si procedeva a primi lavori di messa in sicurezza della struttura, che risale al XIV secolo. Nel 1453 fu interessato da un crollo parziale e venne sostituito
da un altro ponte costruito nel 1471, che a sua volta, scrive ancora il Corriere Adriatico, nel 1528 dovette essere restaurato a causa del crollo di un'arcata. Da loro, da quel momento, ovviamente si sono succeduti altri interventi fino a quello per adeguarlo il secolo scorso alle esigenze del traffico, importante arteria di collegamento tra Monticello e il quartiere San Filippo e il centro cittadino. La riqualificazione del ponte è stata una delle priorità in agenda del sindaco Guido Castelli, che in questi mesi ha ripetutamente sollecitato il Ministero e la Presidenza del Consiglio perché venissero stanziati fondi per il suo recupero. Intanto prosegue l'impegno del primo cittadino ascolano, si legge ancora, per sbloccare il finanziamento di 700.000 euro per il recupero delle terrazze. Ovviamente qui si parla di Ascoli, di lavori pubblici, di finanziamenti. Noi facciamo un piccolo passo in avanti, andiamo ad occuparci di sanità, dell'intervista rilasciata alla nostra emittente da parte del direttore dell'area Vasta 5, che parla relativamente alla vicenda di Ascoli dell'ospedale Luciani. Vediamo. Direttore, la questione del famoso ecomostro di cui abbiamo parlato negli scorsi giorni dall'ospedale Luciani, cosa può fare l'area Vasta e se eravate a conoscenza di questo problema? Adesso è stato definito ecomostro, ma è il telaio di una costruzione che è stata fatta una quindicina d'anni fa dai tecnici e dalla direzione della ASL numero 13 di Ascoli Piceno. Probabilmente l'intenzione era quella di ricavare all'interno di quella struttura un luogo per residenzialità. Poi evidentemente saranno finiti i finanziamenti, immagino che questo sia il motivo per cui non è stato completato e il progetto si è fermato. Quindi abbiamo preso conoscenza di questa situazione, abbiamo dato incarico ai nostri tecnici di verificare quelle che sono le condizioni dell'immobile e capire cosa possiamo fare, tenendo da conto che quella zona, quell'area, il Luciani che è contiguo a quella struttura, è stato previsto nel piano regolatore di Ascoli Piceno, della città di Ascoli Piceno, che abbia un cambio di destinazione d'uso, quindi verrà fatta una valutazione complessiva di tutta quanta quella situazione. Però tornando all'operatività, l'area Vasta ha nominato due nuovi primari per quanto riguarda due importanti reparti. Sì, stiamo dando corso a quella che è la riforma sanitaria. L'area Vasta 5 è la più avanzata all'interno del tessuto sanitario regionale rispetto all'avvio delle reti cliniche, essendo in uno stato d'avanzamento, perché già ne abbiamo realizzate circa 7 di reti cliniche e adesso quelle che sono state messe in cantiere sono quelle che riguardano il centro immunotrasfusionale e la pediatria, che sono due snodi importanti nella organizzazione sanitaria. Quindi può anche ribadire a molti critici della sua amministrazione che non ci sono problemi per quanto riguarda l'area Vasta 5, che rimane tutto a norma. Noi stiamo lavorando, la sanità non si ferma mai, l'abbiamo detto qualche giorno fa, nel senso che c'è chi pensa che nella stagione estiva la sanità si fermi, non è assolutamente vero, la sanità lavora tutto l'anno, gli operatori erogano servizi. L'estate ovviamente vede a San Benedetto uno dei momenti più critici nell'erogazione dei servizi sanitari, perché oltre alla popolazione che risiede nel territorio dobbiamo erogare un'attività e prestazioni nei confronti di chi si rivolge al pronto soccorso o ha bisogno di ricovero, essendo turista che staziona nella fascia costiera. Quindi a San Benedetto abbiamo garantito, oltre alla normale attività, anche le prestazioni numerose al pronto soccorso in altri reparti, destinando quote importanti di personale a questa tipologia di attività. Dalla sanità ascolana alla politica
Teramana, lasciamo il Corriere Adriatico, andiamo ad aprire ml.it, il quotidiano teramano che in un page mette una notizia di politica che investe soprattutto l'ultima manovra finanziaria elaborata dall'amministrazione comunale di Teramo e delle polemiche che si sono generate in città. C'è stata una conferenza stampa oggi, stangata Tasi, il PD penalizzate le famiglie con i figli a carico, vergogna, titolo ML relativamente all'intervento dei democratici. Notizie di cronaca in evidenza su ML, minaccia la ex con un coltello davanti al figlioletto, poi la polemica che prosegue sui rifiuti, Cirso di Matteo replica ad Amico e attacca AIA e Deco sul maxi debito del consorzio. Ovviamente ci sono anche degli strascichi di natura giudiziaria, poi vedremo nel dettaglio. A Pineto il comune progetta una casa per il sociale, poi a Teramo con due iniziative annullate per il maltempo, quella sportiva, maltempo annullato lo show di motocross freestyle, la stessa cosa a Piane Roseto di Crognaleto, fiera della pastorizia annullata per il maltempo. Andiamo ad approfondire alcuni dei titoli proposti da ML, partendo ovviamente dalla politica teramana. Stangata Tasi, titola ML, penalizzate le famiglie con figli a carico, vergogna, tuona il PD. Battaglia durissima, annunciano i gruppi consigliari di opposizione del PD a Teramo, cambia nuovo regolamento IUC che introdurrebbe rincari pesantissimi per le famiglie sulla prima casa. Nel mirino delle polemiche finiscono le aliquote al massimo applicate per la Tasi, che riguardano i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l'illuminazione comunale, ma soprattutto i criteri applicati per le detrazioni. Secondo Manola Di Pasquale, Gian Guido D'Alberto, le esenzioni che il Comune ha introdotto per l'ISE del nucleo familiare inferiore ai 7.500 euro annui, si legge ancora, riguarda una percentuale risibile dei cittadini e appena il 3,5% degli immobili teramani, mentre nessuna detrazione è prevista per quel ceto medio che presenta un ISE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro e che possiede un'abitazione con una rendita catastale tra i 450 e i 650 euro annui. Quest'ultima fetta, dicono ancora i democratici, rappresenta l'80% della popolazione teramana, secondo Manola Di Pasquale. Sarebbe proprio quella più tartassata. Infatti, mentre nel calcolo dell'IMU era prevista una detrazione a monte di 200 euro per tutti, oltre ulteriori 50 euro per figlio, in Tasi non sono previste agevolazioni proporzionali al numero dei figli. E poi ovviamente l'articolo prosegue vari i rilievi avanzati dal Partito Democratico relativamente all'introduzione o comunque al regolamento che disciplina le nuove imposte a gettito comunale. Andiamo a vedere l'altra notizia, questa di cronaca che arriva da Alba Adriatica, minaccia la ex con un coltello davanti al figlioletto. Andiamo a vedere l'obbligo di tenersi ad almeno 500 metri dall'abitazione dell'ex convivente, di non avvicinarsi a lei e ai suoi figli, è stato adottato dal GIP del Tribunale di Teramo nei confronti di un 54enne autista di Corropoli, ma residente Alba Adriatica, accusato di maltrattamenti in famiglia e minaccia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo avrebbe minacciato con un coltello la ex donna, una casalinga albense di 50 anni, insultandola e minacciandola davanti ad uno dei figli minori. Secondo l'indagine, le minacce e gli atti persecutori andavano avanti da un anno e mezzo. È stata la stessa vittima che ha deciso di lasciare l'abitazione due mesi fa e rivolgersi poi ai carabinieri. Quindi questa è la vicenda di cronaca. Andiamo sotto a vedere le altre due notizie che avevamo in evidenza. Con il maltempo, annullato lo show motocross freestyle. Andiamo a vedere un passaggio di questa vicenda. Avendo annullato per maltempo l'atteso XED, lo show di motocross freestyle in programma sabato 6 settembre, lo stadio Domenico Di Fabio Pieno d'Accio, non si svolgerà. Gli organizzatori dell'unica tappa italiana dello spettacolo su due ruote, in prevendita sono stati bruciati tutti i tagliandi, nelle ultime ore hanno deciso a malincuore di annullare lo spettacolo per ragioni legate al maltempo e alle incerte condizioni meteo prodotte dal ciclone Elettra. Stante l'attuale situazione, si legge ancora, non esistono le condizioni di sicurezza per gli 8 piloti, i migliori nel panorama mondiale del freestyle, che avrebbero dovuto testare l'impianto di Piano d'Accio già il giorno precedente dello show. Ovviamente, insomma, si cambia genere, ma le stessi tipi di problemi. Infatti anche la fiera della pastorizia, che ricordiamo appuntamento storico, la 156esima edizione, è stata annullata per il maltempo. Andiamo a vedere infatti nel dettaglio, a causa del maltempo che da alcuni giorni interessa la nostra provincia, che a giudicare le previsioni produrrà copiose precipitazioni nella restante parte di questa settimana, rende necessario annullare l'organizzazione della 156esima edizione della fiera della pastorizia, in programma il 6 e 7 settembre a Piano Roseto di Crognaleto, per l'impossibilità di attrezzare le aree per il messaggio degli animali. Ovviamente, insomma,
avrà luogo, si legge, la 156esima edizione nella prima settimana di luglio 2015, quindi insomma viene differita di quasi un anno questa manifestazione. Lasciamo ML, lasciamo l'Abruzzo, torniamo nelle Marche, andiamo a vedere cosa propone il quotidiano Tutto Sammentese Riviera Oggi, andiamo a vedere la notizia di apertura e ovviamente insomma riguarda il discorso legato alla Movida e alle polemiche. Residenti anti-Movida contro la Confesercenti, vogliamo delle scuse. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa scrive Riviera Oggi. Andiamo a vedere una richiesta di scuse ufficiali da inviare in massa alla casella di posta della Confesercenti. Un gruppo di cittadini in guerra con il fenomeno della Movida molesta si scaglia contro Bruno Tommaso Traini, che la scorsa settimana aveva marchiato con l'ironia le lamentele dei residenti che contestavano la situazione di invivibilità di alcune zone della città. Se vi danno fastidio i rumori, gli schiamazzi, mettete i doppi vetri e accendete il condizionatore, aveva dichiarato il presidente provinciale dell'associazione imprenditoriale. Tanto è bastato per scatenare la controffensiva. Le sue parole suonano come una pesante offesa nei nostri confronti. Che siano vittime degli schiamazzi del baretto sotto casa, discoteca Fracassona, o che soltanto sentano il bisogno di combattere, pur non essendo coinvolte direttamente, il degrado delle nostre città causato dall'incontrollato fenomeno della Movida molesta. Non merito di essere derisi dalle infantili parole del presidente di una categoria che invece dovrebbe farsi carico di stemperare il clima e di trovare delle soluzioni. Ecco quindi l'invito a spedire una mail standard a Traini con all'interno il testo dove lo si inviti al dietro fondo. Gentile presidente, si legge, le farebbe onore chiedere pubblicamente scusa a tanti cittadini disturbati dalla Movida e a tutti quelli che, pur non essendo investiti direttamente dalla problematica, se ne fanno carico dimostrando che il senso civico è ancora vivo nei sammentesi e nel resto dell'Italia. Quindi ovviamente in questa coda di estate ovviamente resta sempre alto il discorso legato alle polemiche della cosiddetta Movida molesta. Restiamo sempre in Riviera, un altro problema in via Monteconero sembra essere tornati al Medioevo. Andiamo a vedere questo argomento. Mentre l'unico argomento a tenere banco nel dibattito politico, scrive Riviera Oggi, sembra essere il Toto Regione, e chi dovrà essere il prossimo candidato sindaco tra due anni, i cittadini di via Monteconero segnalano ancora una volta che la loro zona, già vessata da continui allagamenti e problemi idrogeologici, è un cantiere in perenne totale abbandono, con rischi e seri pericoli per la popolazione. Sono i due cantieri aperti ad oggi, si legge, uno è quello di connessione della fogna con la vasca mai conclusa in viale dello sport, che si avvia verso il terzo compleanno. L'altro invece riguarda l'ampliamento della condotta lungo via Monteconero Est. I lavori iniziati a fine maggio dovevano terminare entro giugno, ma a settembre l'attesa opera sembra essere solo all'inizio. I residenti, stufi dei continui odori di fogna, hanno chiesto spiegazioni agli operai, che hanno risposto che dopo aver scavato e tolto i tombini si sono accorti di non avere disponibilità di nuovi collettori e così i lavori si sono arenati. Quindi sale forte la protesta dei cittadini che abitano in questa zona di San Benedetto. Andiamo a vedere altre notizie che arrivano dalla Riviera, scorriamo ancora Riviera Oggi, andiamo a vedere sotto con la cultura. Infatti qui c'è una notizia di sanità, si sentiva, si ascoltava nella precedente intervista poi la posizione di Del Moro. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa scrive Riviera Oggi su questa notizia di sanità. Nuove nomine nell'area vasta 5, ne faceva accenno Del Moro nell'intervista. Andiamo a vedere nel dettaglio la direzione dell'area vasta 5 al fine di perseguire con la dovuta celerità la piena integrazione delle attività di medicina trasfusionale di pediatria in area vasta, dato avvio all'esperimentazione ovviamente della stessa medicina trasfusionale di pediatria all'ospedale Mazzoni e del presidio ospedale di Madonna del Soccorso. Andiamo a vedere, in relazione ai recenti pensionamenti della dottoressa Gilda Nardi e del dottor Antonio Carlucci, si è proceduto alle nomine di nuovi direttori in area vasta fino al completamento del processo di approvazione delle reti cliniche. Andiamo a vedere nel dettaglio. Per quanto riguarda la direzione unica dell'unità di medicina trasfusionale alla dottoressa Maria Antonietta Lupi, mentre per quanto riguarda la direzione di pediatria sempre in area vasta 5, la nomina è ricaduta sulla dottoressa Nicoletta Guastaferro, si legge in questa nota della sanità dell'ASUR area vasta 5 delle Marche. Lasciamo Riviera Oggi, torniamo nuovamente in Abruzzo, andiamo a vedere cosa propone invece il quotidiano Teramano, abruzzese, in particolare City Rumors. Qui la notizia di apertura riguarda la polemica del CIR su Teramo. Di Matteo risponde ad Amico, da lui solo cadute di stile. Poi andremo a vedere nel
Dettaglio questa polemica, altre notizie di cronaca, controguerra, accusa un malore in campagna e muore, furto di rame, sempre in Val Vibrata, nelle aziende della bonifica del Tronto, denunciati due giovani e poi la politica a Nereto, regolamento sale gioco, la posizione della minoranza. Andiamo ad approfondire questi titoli partendo dalla notizia di apertura in home page sulla questione del CIRSU. Di Matteo risponde ad Amico. Andiamo a vedere nel dettaglio questa notizia, numeri che raccontano verità diverse, usati dall'una e dall'altra parte per cercare di spiegare come mai è necessario usare il defibrillatore per evitare che il CIRSU morisse. La guerra a colpi di dichiarazione tra l'ex presidente del consorzio rifiuti Luciano D'Amico, nonché magnifico rettore dell'Università di Teramo, e l'attuale presidente Angelo Di Matteo, dunque prosegue. Dopo la conferenza fiume di D'Amico nel discorso, oggi Di Matteo, accompagnato dai componenti delle CDA Angelo Di Gennaro e Franco Maggitti, ha tenuto a precisare alcuni dati. Lo snodo di tutta la vicenda si concentra su quei 2,5 milioni che il CIRSU dovrebbe ad AIA S.p.A., socio privato, per l'acquisto del diritto nell'ottobre del 2011 vantato da Sogeisa di utilizzare la discarica di Grasciano. Il peccato originale, secondo D'Amico, delle difficoltà attuali del CIRSU, un atto che Di Matteo non rinnega, ma che invece, dice, ha permesso di poter conoscere la reale situazione dei bilanci Sogeisa, che poi ha portato l'azienda al fallimento e molti lavoratori. Oggi a spasso il presidente del CIRSU ha ribadito che il 70% verrà reintegrato entro la fine dell'anno. Il CIRSU S.p.A. non ritiene di dover versare 2,250 milioni di euro ad AIA, ritenendosi al contrario creditrice, ha detto oggi Di Matteo in conferenza stampa, della medesima per una somma ben maggiore in conseguenza dei fatti illeciti posti in essere da questa quale socio privato, ad esempio di Sogeisa, a danno della parte pubblica. Ovviamente, insomma, si parla anche in questo caso di una polemica, di una diatriba non soltanto di natura verbale ma anche giudiziaria, visto che ovviamente altri esposti sono stati annunciati che saranno inviati in magistratura. Lasciamo ovviamente la politica e l'ambiente per quanto riguarda la discarica di Grasciano e il CIRSU. Andiamo a vedere invece notizie che arrivano dalla Val Vibrata con la cronaca. Andiamo a vedere: controguerra, accusa un malore in campagna e muore. Andiamo a vedere: la moglie non aveva più avuto notizie di lui dal pomeriggio, di ritorno a casa non l'aveva trovato ed era andato a cercarlo, scoprendo invece che il marito era riverso a terra su un terreno colto da malore. La scoperta è stata fatta ieri sera attorno alle 20:30, a perdere la vita colto da malore è stato un 71enne di controguerra. 118 ha constatato il decesso per cause naturali. Il corpo era riverso a terra ed esamina in mezzo al fango. Sul corpo nessun segno di violenza. Oltre ai sanitari, ovviamente, sono intervenuti anche i carabinieri. Altra notizia di cronaca che arriva dalla Vibrata con una doppia denuncia per una delle bande, una possibile banda che ruba rame all'interno dell'azienda. Andiamo a vedere: furto di rame nelle aziende della bonifica del Tronto, denunciati due giovani. Andiamo a vedere nel dettaglio: avevano messo a segno un maxi furto di rame all'interno della termotecnica abruzzese sulla bonifica del Tronto a Colonnella, ma avevano dovuto abbandonare il prezioso carico, 10 quintali di materiale asportato dalle intercapedine dei muri dello stabilimento per un valore di 60.000 euro per l'arrivo della vigilanza. Ovviamente il furgone era stato abbandonato, poi i carabinieri, questo è il furto, era avvenuto, il tentato furto era avvenuto lo scorso mese di aprile, poi ci sono state le indagini da parte dei carabinieri con l'identificazione di questi due giovani, uno di 26, l'altro di 32 anni, di Spoltore, che sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Andiamo a vedere una notizia di politica che arriva sempre dalla Val Vibrata, da Nereto: regolamento sale gioco, la posizione della minoranza. Andiamo a vedere un passaggio di questa notizia: regolamenti portati in approvazione in consiglio comunale senza una preventiva discussione nelle commissioni consigliari, che peraltro non sono state ancora istituite. Questa è la posizione del gruppo consigliare di opposizione La Fonte Uniti per Nereto, guidato da Daniele Laurenzi, che, a parte le disquisizioni di natura pratica sui regolamenti, si legge ancora, pone l'accento sul fatto che la tematica doveva e poteva essere condivisa in maniera diversa. Ricordiamo che relativamente a questi regolamenti l'opposizione ha votato a favore soltanto per quanto riguarda i buoni lavori, il voucher; per quanto riguarda gli altri tre regolamenti si è astenuta, anche ponendo delle questioni di natura non soltanto tecnica ma anche sostanziale. Andiamo a vedere invece, lasciamo City Rumors l'Abruzzo, torniamo nelle Marche a vedere cosa invece propone il sito web dell'agenzia di stampa ANSA. Andiamo a vedere le ultime notizie. Armato di macete, anche qui c'è la notizia, donna salvata da un ombrello. Andiamo a vedere alcuni ulteriori particolari su questa vicenda accaduta lunedì scorso a Iesi. Ha tentato di sferrare un colpo di macete alla testa di una badante romena di 54 anni,
Precious Omobghe, 25 anni, nigeriano, che ha segnato il terrore nel centro di Iesi, minacciando i passanti con due macete. Prima di essere arrestato, la donna è stata salvata dall'ombrello aperto che teneva in mano e ha attutito il colpo. La convalida dell'arresto dell'uomo, si legge che secondo le descrizioni avrebbe agito sotto l'effetto di cannabis e alcol, dovrebbe tenersi invece nella giornata di domani. Emergono ovviamente nuovi particolari su questa vicenda. Restiamo nelle Marche, dalla cronaca al turismo: a giugno meno 3% di arrivi, ok, ad agosto. Andiamo a vedere una stagione anomala che ha penalizzato le Marche, infliggendo al nostro turismo. Si legge un meno 3% di arrivi a giugno, con previsioni analoghe anche per luglio, ma una sostanziale tenuta nel mese di agosto. Un'estate da archiviare, insomma, soprattutto per gli imprenditori balneari, ma non del tutto, scrive ancora l'ANSA. Si sono, per così dire, avvantaggiati delle condizioni meteo all'entroterra il turismo culturale ed enogastronomico. Un motivo in più per il presidente della regione Spacca per continuare il processo della destagionalizzazione. Una notizia di cronaca, sempre nelle Marche: strappava collane ad anziane, arrestato. Notizia che arriva da Ancona. Tre rapine ai danni di donne e anziane di Ancona e Osimo, che strattonava per impadronirsi del loro collane d'oro. Le ha messe a segno ad agosto Giovanni Zimmardi, 40 anni, di Palermo, arrestato dalla squadra mobile. Oltre alle rapine, gli vengono contestate una tentata rapina in un supermercato, la ricettazione di un monovolume e di una lambretta utilizzati per i blitz. Il quarantenne è stato colto in flagrante dai falchi motociclisti dopo l'ultimo scippo ai danni di una settantenne osimana. Prima di lasciare l'ANSA, andiamo a vedere un'altra notizia che arriva sempre dalle Marche: aeroporti, giunta marchigiana stanzia un milione. La giunta regionale ha approvato una proposta di legge per finanziare con un milione l'aeroporto delle Marche. L'ho fatto con una variazione di bilancio, un sacrificio necessario, ha detto il presidente Gianmario Spacca, perché bisogna rivolgersi sempre più ai mercati internazionali. L'aeroporto è una piattaforma logistica determinante per l'economia, è un onere che ci siamo assunti in nome e per conto dell'intera comunità. Quindi anche nelle Marche il pubblico arriva ovviamente a sostegno dell'aeroporto e della possibilità, sotto questo punto di vista, ovviamente, insomma, di favorire gli spostamenti attraverso gli aerei. Lasciamo l'ANSA, Marche, andiamo a vedere cosa invece propone il sito Prima da Noi. Andiamo a vedere una notizia di apertura: Università dell'Aquila, il direttore generale convoca i fischiatori del rettore, stato di agitazione lavoratori Università dell'Aquila, una polemica che prosegue. Altre notizie, titoli in evidenza con la sanità Abruzzo, ospedali ridotti e reparti cancellati dal decreto Lorenzin. Andiamo a vedere al passaggio di questa notizia, andiamo a vedere l'individuazione, si legge, delle strutture di degenza, dei servizi che costituiranno la rete assistenziale ospedaliera, deve essere pertanto effettuato il rapporto ai bacini di utenza, come di seguito indicati. Questa frase, apparentemente innocua, del decreto Lorenzin è forse il cuore della prevista, non tanto futura, riorganizzazione della rete ospedaliera abruzzese. Infatti nel decreto c'è uno specchietto che indica ai milioni di abitanti gli standard minimi e massimi delle strutture per ogni singola disciplina. Esempio, la cardiochirurgia infantile, peraltro non prevista in Abruzzo, dovrà avere un bacino di utenza massima di 6 milioni, minimo di 4. Insomma, i reparti ospedalieri potranno essere attivati solo in presenza di un congruo numero di abitanti, che di fatto penalizza le regioni con pochi residenti e desertifica del tutto come le altre, per esempio il Molise, che a questo punto rischia ovviamente di avere ospedali con pochissime specialità. E non sta tanto meglio l'Abruzzo, che si attesta su 1.300.000 abitanti, con questi standard potrà avere al massimo una cardiochirurgia o due, ma scorrendo la tabella ovviamente anche altri reparti potrebbero ovviamente subire dei tagli. Questo ovviamente è un discorso che monopolizzerà parecchie attenzioni nel corso delle prossime settimane. Andiamo a vedere un'altra notizia: la protesta incendi boschivi 2013, che arriva dall'Abruzzo. Vigili del fuoco aspettano ancora il pagamento degli straordinari. Andiamo a vedere questo dettaglio. Anche quest'anno il CONAPO, il sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, alza la voce per sollecitare il pagamento del lavoro straordinario prestato dai Vigili del Fuoco in occasione della campagna antincendi boschivi dell'estate 2013. Reputiamo umiliante, denuncia il segretario regionale Luigi Conti, per il personale questa lunga attesa per vedersi retribuiti i compensi spettanti per un servizio reso in convenzione che vede i Vigili del Fuoco impegnati in prima linea per la salvaguardia del patrimonio boschivo, spesso in un contesto ad alto livello di rischio per loro stessi. Ritardi che peraltro sembrano essere ormai una triste abitudine della nostra amministrazione, ma che il corpo non può tollerare. Dobbiamo denunciare, dice ancora Conti, che anche quest'anno i versamenti da parte della Regione Abruzzo non sono stati
immediati alla luce della circolare ministeriale che regolamenta la stipula di convenzioni tra vigili del fuoco con le regioni, enti pubblici e privati, che definisce chiaramente i termini di versamento delle somme da parte degli enti eroganti, ritenendo fondamentale la data stessa del versamento ai fini dello sviluppo positivo della procedura a pagamento del personale. Ovviamente una circolare sotto questo punto di vista, come denuncia il CONAPO, completamente disattesa, quindi per il 2013 i vigili del fuoco ancora aspettano il pagamento degli straordinari. Bene, con questa notizia è proprio tutto, la rassegna stampa web finisce qui, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.